reso necessario fare questo incontro provinciale che raggruppasse i diversi comitati della provincia radioattivi, perché i nostri portavoce eletti in Parlamento e in Regione, c'era anche Gaia, vero? Dovrebbe venire anche Gaia. Dovrebbe venire anche Gaia Bernarella, la nostra consigliera regionale. Alla luce delle varie situazioni più o meno tutti conoscete, sia a livello nazionale che a livello nazionale, appunto. Quindi ecco, io passo subito la parola a chi tra voi, portavoce, Christian, però con una preghiera. Allora, siccome i tempi sono quelli che sono, esposizioni sintetiche e quando si darà la parola per intervenire, qua ci sono dei foglietti, se vi li volete girare con le matite, e chi vorrà intervenire dovrà far arrivare il foglietto con nome e cognome e se ce l'ha un meetup di riferimento. Verranno dati massimo 2 minuti, 3 minuti a seconda del tempo generale, cerchiamo di farvi parlare, ma cercate anche di capire che non è semplice. Quindi ecco, cerchiamo di essere collaborativi. Vai Cristian. Ciao. Buonasera a tutti, innanzitutto. Questo incontro l'abbiamo voluto in tanti, l'ho voluto anche io, a seguito di una serie di situazioni che ci siamo trovati ad affrontare in Parlamento e anche in parte che poi ci hanno, diciamo che parlerò sicuramente, anche se so che molte delle cose che dico sono condivise anche dagli altri due portavoce nazionali, che mi hanno portato anche a volte ad espormi mediaticamente attraverso il mio canale, l'unico canale che utilizzo io, che è il mio spazio Facebook, e che potrebbero aver generato da parte di chi mi segue o da chi ci segue comunque un fraintendimento sulle intenzioni e sulle insomma le volontà nostre, mie, riguardo la situazione generale del movimento, cioè riguardo il mio impegno nel movimento. Quindi volevo un chiarimento, perché quello che succede dentro troppo spesso non arriva fuori. Non arriva fuori per tanti motivi, quindi io proverò a fare un ragionamento, mi dimenticherò tante cose, mi sono preso anche appunti, ma intanto non voglio farvi perdere troppo tempo nella premessa, tanto poi avrò modo di chiarire con le domande tutti i punti che non saranno chiari, e quindi vi evito di chiacchierare troppo. Allora, innanzitutto vorrei che fosse chiaro a tutti quanti che, quindi sgomberare un dubbio, il fatto che qui da parte di qualsiasi portavoce ci sia la volontà di, o comunque da parte mia in particolare, la volontà di voler avere un ruolo di potere o di decisionare al di fuori delle logiche partecipative del movimento. La cosa più semplice che sarebbe, ve lo dico ora con tutto il cuore, con tutta la sincerità che riesco a manifestare, a esprimere, è che se io mi facessi i cazzi miei, parlandoci direttamente, e quindi continuassi a semplicemente a fare il mio lavoro che comunque porto avanti con l'aiuto fantastico del gruppo nostro, che confrontandolo con gli altri è uno dei più sani qui a Latina, in provincia, di attivisti, e quindi portando le proposte che mi portate voi, elaborando le proposte che vengono fuori dal programma, dagli input che arrivano anche da altre parti del territorio, e facendo il mio lavoro in aula, e tra l'altro come portavoce di Latina, se qualcuno perdesse un po' di tempo, e forse l'avete già fatto, io parto dal presupposto che qualcuno l'ha fatto, qualcuno no, e vi rendereste conto che siamo tra quelli che hanno un'attività più intensa, che presentano più proposte, siamo più presenti in aula percentualmente, in commissione, siamo quelli che rispettano di più i principi della restituzione dei soldi, quindi potrei tranquillamente farmi gli affari miei, starmi nel mio angoletto al sole, lasciare che le cose vadano avanti come stanno andando, e non aperta, che io non avrei discussioni né da qualcuno di voi che magari fraintende, né tantomeno dal blog o da colleghi che magari hanno, diciamo, invece altre intenzioni diverse.
Il fatto che, no, che io mi espongo, che mi sono esposto, quando mi sono esposto ho sofferto molto, ci ho pensato molto, perché io non rilascio mai interviste, non faccio mai comunicati che non siano relativi al lavoro che facciamo, eccetera. Quelle poche volte che mi sono esposto l'ho fatto perché spinto da una, come posso dire, da un principio etico, che è quello che non può succedere, non deve succedere che domani qualcuno di voi mi dica: ma tu ce lo potevi dire, ma tu sei stato dentro, hai sopportato tutto questo e non ce l'hai detto. E allora, per non tradire quello che dovrebbe essere un canale che dovrebbe essere bidirezionale tra base e portavoce, cioè che io, voi dovete dire a me quello che io devo portare in Parlamento, ma allo stesso modo io devo dire a voi quello che succede nel Parlamento. Allora, io avevo bisogno di esprimere alcuni miei dubbi, alcune mie perplessità in modo pubblico, e adesso lo faccio anche in modo diretto. Allora, innanzitutto, qual è il principio cardine che secondo me, secondo il mio modo di vedere il movimento, ci ha portato a fare i portavoce, con tutte le dinamiche anche fortunose che hanno portato a noi, piuttosto che a qualcun altro di voi che c'era prima poteva capitarci? È quello che noi come movimento, siccome non condividiamo l'impostazione politica che è stata data in questi anni attraverso i partiti, è di dare l'esempio, quindi di portare in Parlamento un modello di politica diversa da quella dei partiti, diversa da quella dei politici di professione. Questo per me è il principio fondamentale che per cui noi stiamo lì. Basterebbe questo per eliminare qualsiasi altra, potremmo anche stare lì semplicemente a dare nessuna linea politica, cioè, ma soltanto dando l'esempio che si può fare politica in un altro modo, già basterebbe a giustificare la nostra presenza là dentro e a dare un segno tangibile che il movimento incide in questo paese. In che modo si dà l'esempio? Si dà l'esempio con il nostro comportamento, ce la mettiamo tutta per fare in modo che il nostro comportamento sia il meno possibile comunabile con gli altri politici. Ma secondo me si dà l'esempio anche quando il nostro movimento si distingue dagli altri partiti o gli altri movimenti. In questo senso, secondo me, si lavora e si opera e si esprimono dei concetti in funzione di quella rivoluzione culturale che noi ci siamo sempre detti negli anni che deve accadere in questo paese, che sarà lunga, che sarà difficile, che probabilmente comporterà alcune generazioni che verranno saltate perché alcuni non potranno essere in qualche modo convinto, comunque non mi viene il termine, vabbè. E quindi arrivare finalmente ad avere una generazione di italiani che comincia a fare politica, comincia a vedere la politica come veramente una missione da parte, un impegno da parte di un cittadino che entra in politica, fa il suo percorso, mette le sue energie, le sue capacità, le sue competenze all'interno del sistema e poi ne esce fuori senza farsi sporcare, senza farsi attrarre dal sistema, dal meccanismo. Mi sto allungando un po' troppo, cerco di stringere. Quindi, fondamentalmente, pretendere da noi stessi, anche dal movimento, del rispetto dell'etica, la trasparenza, la coerenza, il rispetto delle regole e la democrazia, che secondo me sono principi alla base del movimento. Quindi io questa sera vorrei discutere di alcune problematiche interne al movimento nazionale, quindi al gruppo parlamentare che è la rappresentanza del movimento e allo staff e a tutto ciò che poi che ne deriva, tutto ciò che ne è venuto fuori dal rapporto tra gruppi parlamentari e staff. E le problematiche che mi sono segnate per non dimenticarmene sono la trasparenza innanzitutto, quindi le dirette streaming, perché, quindi se quando si fanno, quando non si fanno e perché non si fanno, la comunicazione e i principi 5 Stelle, quindi per esempio come mai abbiamo Casalino, Messora e Biondo in certi ruoli, quali ruoli coprono, con quali competenze, funzioni e secondo quale mission che gli abbiamo dato loro operano. E soprattutto è anche un'altra cosa che sarebbe da approfondire, alle dipendenze di chi, perché non è chiara questa cosa anche dal nostro codice. Un problema sempre di democrazia, cioè il ruolo e le funzioni che dovrebbe avere il blog, che non sono chiare, lo staff,
che non si capisce bene da chi è composto, ancora noi non sappiamo di preciso chi sono le persone che scrivono nel blog, quali sono i veri, le vere funzioni di Grillo e di Casaleggio. Cioè, sappiamo che Grillo è il capopolitico, con meno che si è definito capopolitico per supplire a un bisogno della legge elettorale che prevedeva un capopolitico, lui si è detto sempre il garante del movimento, però non si capisce bene questo garante, quali sono le prerogative, cosa dovrebbe coprire e cosa meno, e Casaleggio soprattutto, che non è assolutamente definito in nessun nostro documento ufficiale, che però si comporta e si atteggia in qualche modo da secondo in comando, no? E quindi va agli incontri, al nome del movimento, viene in Parlamento e ha dei comportamenti, ovviamente, o è stato assimilato a una sorta di ex Grillo. Ancora sulla trasparenza e la democrazia, alcuni incontri più o meno segreti, diciamo, più o meno conosciuti, quindi sorte di direttivi clandestini da parte di alcuni di noi, di alcuni portavoce con lo staff, che non passano attraverso le assemblee ufficiali del movimento, che tra l'altro assemblee non essendo neanche in streaming, anche se passassero voi magari non lo sapreste lo stesso, quindi è un deficit anche di comunicazione. Sempre sulla trasparenza e la democrazia, la piattaforma di partecipazione, abbiamo già parlato la scorsa, però volevo riportarlo per non dimenticarlo, nonostante abbiamo l'ex, abbiamo una piattaforma che permette i commenti, non è quella che noi ci siamo detti tanti anni, che è quella che noi, quindi è un passo in avanti rispetto a nulla, però è comunque una carenza di democrazia, soprattutto nel problema principale, non abbiamo una piattaforma dove prendere decisioni, abbiamo una piattaforma dove discutiamo in qualche modo le leggi, le proposte di legge che forse vanno calendarizzate tra 10 anni, ma non abbiamo una piattaforma per poter interrogare la base, poter anche interagire con la base su quelle che sono le decisioni della politica attuale, che possono essere anche emergenziali, c'è una crisi, scoppia la guerra, ma anche le stupidaggini, la crisi economica, se noi vogliamo intervenire anche in modo forte in Parlamento, come lo facciamo? Come facciamo a interrogare la base? Non c'è un sistema, attraverso, in parte quei sondaggi che spesso non approfondiscono niente, ma solo sì, no, in cui la gente si esprime, ma a volte è un po' un'espressione fine a se stessa. La democrazia all'interno del movimento, intesa come organizzazione territoriale, è il ruolo dei meetup, cioè noi abbiamo dei meetup che a volte vengono chiamati anche a testimonianze, è successo ultimamente in funzione delle espulsioni eccetera, che sono stati chiamati comunicati ufficiali dei meetup, eccetera, non si capisce il meetup che ruolo dovrebbe avere nel movimento. Noi gli abbiamo dato un ruolo, quello di far partecipare le persone, però non vogliamo che diventi un partito e quindi che diventi una sezione di partito, ovviamente, però neanche possiamo chiamare i meetup a testimonianza di qualcosa quando fa comodo a qualcuno, invece ignorarli quando succedono situazioni tipo quelle in Sardegna in cui non si capisce bene chi, cosa eccetera, ma il sardo è un popolo, un popolo conflittuale, un popolo litigioso, ha detto qualcuno, e quindi sta bene così, no? Che si abbandoni la Sardegna al suo destino. Democrazia e giustizia, quindi regole, metodi, corretta informazione e garanzie relative in questo momento alla fase dell'espulsione, che è quella un po' più critica, i momenti in cui purtroppo il movimento esce fuori, che quasi sempre quando c'è stata una criticità uscire fuori, e non si capisce mai bene con quali metodi. Non è chiaro il regolamento che abbiamo noi e viene applicato poi a seconda di chi viene sottoposto in un modo o in un altro, noi lo sappiamo, poi si vuole andare nei dettagli e quindi vogliamo spiegare un po' meglio. Quindi definire, stabilire anche noi, chiarirci noi, quale dovrebbe essere secondo noi, se riusciamo stasera anche a tirare fuori una sintesi dai vari interventi e dai vari aggiornamenti, di un percorso che non può essere da oggi a domani il movimento, perché è chiaro che nessuno si aspetta che da oggi a domani sia tutto perfetto, però un percorso che noi potremmo proporre eventualmente, nella mia idea, ve la butto lì, poi dopo ci ragioniamo insieme, anche a Grillo, come dire, proviamo a stabilire delle tappe per arrivare a un movimento ideale, cioè il Movimento 5 Stelle che noi tutti vorremmo, in cui la democrazia, la trasparenza, la vita, funzioni tutto in modo perfetto e indiscutibile. In ultima cosa volevo portare soprattutto una questione, che è quella che
un pochettino più mi ha... Scusatemi, devo interrompere un attimo. Gaia. Arriva Ciccio perché... Ci fingiamo, aspetta. Allora, possiamo riprendere? Allora, Cristian, stringo soltanto l'ultimo passaggio che secondo me è quello fondamentale, cioè fondamentale, quello che per spiegarvi un attimo, quello tra le criticità, quelle che più a me personalmente hanno turbato e speravo che fino ad oggi ho sperato che si riuscissero a risolvere all'interno dei gruppi parlamentari, anche se il fatto che spesso non riusciamo a fare incontri democratici in trasparenza in streaming mi fa un po' soffrire, perché poi a volte diciamo le cose e sembra improvvisamente che escono fuori bombe, in realtà se noi tutti facessimo le assemblee in streaming le bombe non uscirebbero, perché non tutti sapeste già tutto da mesi. Il fatto che su alcuni punti principali del movimento, che sono l'etica nella gestione dei soldi e l'etica in generale nella gestione dei ruoli, delle assunzioni eccetera, noi siamo stati molto carenti, per non dire che abbiamo violato proprio dei principi secondo me cardine fondamentali con cui noi entravamo in Parlamento per marcare la differenza. Cioè a un certo punto c'è stato un problema che è l'interpretazione del nostro codice di comportamento riguardo i soldi. Cioè nel codice di comportamento non è stato mai chiaro se l'indennità e la diaria fossero, come dovessimo gestire questi due, la diaria, i rimborsi, cioè la prima parte è l'indennità, viene tutta insieme, la seconda parte è la diaria, i rimborsi, penso che anche questa funziona così. Sì, sono due buste parte, esatto. Era più o meno, anzi è scritto che il portavoce deve avere 5.000 euro lordi al mese, quindi da lì si deve calcolare il netto, ma non è chiaro sui rimborsi, c'è scritto il valore di contanti, però quanto ci dovremmo tenere e quanto no. O meglio, da noi che l'abbiamo fatta la campagna elettorale, che sono anche lo diciamo, era tutto abbastanza chiaro. Cioè uno si prende il netto dei 5.000 euro lordi e tutto ciò che riguarda i rimborsi che può giustificare come attività, quindi gli stipendi ai collaboratori, il vitto per chi se lo vuole far rimborsare, quello che fa chiaramente durante gli orari di lavoro, comunque vincolato all'attività parlamentare, l'affitto della casa se viene a vivere a Roma e i viaggi, eventuali spese di viaggio. Questo era quello che secondo noi era chiaro. All'inizio c'è stata, dopo poche settimane che eravamo dentro, quando si è aperto ancora, c'è stata una sollevazione, purtroppo, di una maggioranza dei parlamentari che dicevano, non essendo chiaro, troviamo una soluzione. È iniziato un dibattito enorme, infinito, all'inizio che è scaturito in riunioni che hanno suscitato l'ilarità della gente sugli scontri delle cose. A quel punto lì, con la scusa di tagliare la testa al toro, si è fatto una sorta di patto, per me vergognoso, in cui io Giuseppe e Ivana ci siamo opposti, comunque abbiamo comunque manifestato dei dubbi, che è stato quello di dire, vabbè sì, la metà della diaria ce la calcola un commercialista, la metà dell'indennità ce la calcola, i rimborsi, fate un po' come cazzo, l'importante è il minimo sindacale, sono quei soldi di 2.000 euro che comunque vanno restituiti, un tacito accordo per dire, rendicontate, rimborsate, fate un po' come vi pare, poi ultimamente si è cercato di stringere un po' sulle rendicontazioni, di far tornare un po' di più le rendicontazioni, fondamentalmente la logica è questa, se restituisci quel minimo 2000-2005 nessuno ti rompe le scatole. Questo punto qui, che secondo me è molto grave perché in qualche modo tradisce, se ne accompagna un altro, cioè l'altro che riguarda le assunzioni all'interno del Parlamento, che è uscito fuori, e ve ne sarete accorti perché è uscito anche se è uscito brevemente, una polemica qualche mese fa su un paio di situazioni, in realtà non sono un paio, sono più di un paio, però un paio sono uscite fuori più delle altre, di due senatrici che hanno assunto, una ha assunto il suo fidanzato, un compagno, non si capiva bene, l'altra la figlia del suo compagno, è uscito un po' un casino, un casotto, lì un 5 Stelle si aspetterebbe, cioè siamo 5 Stelle, trovate un modo di far uscire queste due persone assunte dal Parlamento, dopodiché si prendono queste due persone che l'hanno assunte
ci si fa la strigliata e si dice: guardate, la regola etica è questa qui, l'abbiamo sempre detta a tutti quanti, non è che noi, cioè la filosofia del movimento è questa qua. Invece c'è stata una loggia, come per quanto riguarda un pochino gli stipendi, in cui tutti per un male tacito accordo, una loggia corporativa, io la definisco pure, non so neanche fare altro modo di definirla, è proprio il ribaltamento, il contrario di quello che dovrebbe essere il 5 Stelle. Loggia corporativa è dire: chiudiamo qui perché sennò ci mangiano troppo i giornali, nascondiamo tutto, buttiamo un po' di acqua sul fuoco e lasciamo perdere. Il fatto sta che, a quanto mi risulta, poi potranno confermare i senatori, due persone lavorano là dentro, comunque stanno ancora là dentro, il marito della bolognese, ancora il fidanzato ancora sta lì dentro, dove lavori, la figlia ancora frequenta lì, la figlia della Lezza ancora sta lì. Quindi, come se nulla fosse, queste cose qui a me personalmente, a 5 Stelle, mortificano, oltre a una serie di altre cose che se volete approfondisco, come accennato prima, pongono un problema, anche un problema che se non si puntualizzano adesso ci sono le elezioni europee, ci saranno altre dinamiche all'Europa, noi rischiamo di costruire un modello che è identico a quello dei partiti, che è quello di quelli che volevamo sostituire, cioè quello che alla fine noi siamo un po' meglio degli altri, però alla fine se c'è qualche problema ce lo copriamo. Quindi questo era quello un po' il punto che volevo aprire, poi ho tanti appunti che ho preso e secondo come metterà la discussione li tirerò fuori. I colleghi Nord 2.0. Giuseppe, se vuole. Allora, scusate. Allora, 21.46, cerchiamo di essere ancora un po' più sintetici. Sostanzialmente le cose che ha detto Cristian sono più o meno, inquadrano tutti i problemi che possiamo avere in questo periodo vissuto. Chiaramente poi noi al Senato abbiamo l'esperienza pesante delle espulsioni, che sono quelle che hanno caratterizzato l'ultimo mese sostanziale di attività in Senato, che sono state un evento pesante. Sono stato un evento pesante sia per chi le ha volute, sia per chi le ha subite, sia per chi aveva magari una vicinanza anche in termini amicali con le persone che sono andate fuori. E se io, tra l'altro, con alcune delle persone che sono andate fuori ho sempre avuto un dialogo e continuo ad avere un dialogo con tutti, io per primo ho avuto l'impressione che taluni di loro volessero essere cacciati, volessero andare fuori, e si sono comportati in quel modo perché erano stanchi di fare questo tipo di cammino con noi, per cui io ho anche personalmente espresso loro le mie perplessità e li ho anche cazziati quando ce n'è stata occasione, come continuo a fare, perché ripeto, io parlo sempre con tutti. E per altri non è stato così, secondo me, secondo la mia esperienza. E in particolare l'ultima vicissitudine, quella delle persone che per un disagio personale hanno presentato le loro dimissioni, il fatto che si sia avuto questa dimissione e che sia seguita un'espulsione di fatto, senza però nessun passaggio assembleare né un passaggio come previsto dal nostro regolamento sulla rete, ha portato a un peggioramento delle situazioni e dell'ambiente da noi, che anche se adesso si sta comunque cercando di recuperare, però aleggia l'ombra un'ombra pesante sui lavori del Senato. E a quello che uno degli aspetti che maggiormente ci ha colpito è stato quello delle sfiducie territoriali, cioè sfiducie che riflettono in qualche modo una sorta di gruppi contrapposti interni ai meetup, che mi fanno pensare che noi siamo una realtà felice rispetto alla media nazionale, nel senso che non c'è quel meetup che sostiene quel particolare portavoce o quella parte di meetup che sostiene quel particolare portavoce in contrasto con gli altri. Questo invece è una cosa che ad esempio in Sicilia è particolarmente vissuta e crea non pochi problemi, per cui poi quando ci sono state le espulsioni che hanno visto i siciliani in prima linea, chiaramente l'area che si è venuta a creare è stata anche questa, cioè: ma queste espulsioni possono essere state un riflesso anche di queste faide interne che noi abbiamo vissuto e continuiamo a vivere? Vi ricordo che, penso che sia uscita già la notizia, era recentissima, quando c'è stata la sfiducia a, non mi ricordo quale delle tante che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte parecchie, cioè c'è stato un problema che uno dei siciliani ha minacciato di denunciare il capogruppo siciliano di un altro gruppo perché
per un problema di firme. Quindi voi capite che lavorare in questa situazione chiaramente è estremamente difficile per noi. E quindi c'è anche da capire questo, cioè queste dinamiche che da un lato a volte vengono utilizzate per giustificare o per dare sostegno ad alcune idee, come è stato il caso di queste espulsioni, altre volte invece vengono ignorate. Faccio il caso più recente, che è stato quello della senatrice Fucksia, che è stata a sua volta sfiduciata dal suo territorio di Fabriano. È di ieri però la notizia che questa sfiducia non viene tenuta in considerazione perché ne avrà pubblicità sul blog, come è stata per le altre, e la situazione si è ricomposta con una chiacchierata con Casaleggio. E io dico, fra l'altro, che se è molto grave, e lo ho detto anche pubblicamente, è stato l'atteggiamento dei colleghi che hanno espresso diciamo le loro posizioni in contrasto con alcune cose, alcune metodologie del movimento, non con i principi diciamo politici, ma con le metodologie, e questo ha portato alla firma di un documento e successivamente alla loro espulsione. Per me, io che lo vivo da persona che lavora, è stato anche molto più fastidioso sentire una senatrice che va fuori dalla porta e dà del coglione a tutto il gruppo. Quindi sostanzialmente, se dovessimo parlare, io non ho mai sottoscritto nessun atto di espulsione, e vi dico chiaro che non lo farò mai, perché per me in ogni caso se c'è la possibilità di recupero è bene, altrimenti comunque si fa un favore all'espulso, perché se se ne vuole andare lo facciamo passare per vittima. Questa è la mia idea di fondo, però non vedo perché questa situazione dovrebbe essere meno diciamo imbarazzante rispetto a quella che si è creata per i quattro colleghi che sono usciti per primi. E questo è in sostanza la grossa problematica che stiamo vivendo in questi giorni, e aggravata dal fatto che anche noi ce l'abbiamo chiaro invece cosa va in streaming e cosa no. In pratica va in streaming solo quando facciamo delle riunioni per discutere dei provvedimenti che porteremo o non porteremo in aula, quindi della nostra attività. Tutta l'attività del gruppo si è deciso, il gruppo della comunicazione ha deciso che non andrà mai in streaming, quindi cioè io questo dubbio che c'ho lui non ce l'ho, perché il gruppo comunicazione ha deciso così. Per me è un grave errore, perché comunque molte cose che, come diceva Christian, arrivano spesso come fulmini a ciel sereno, magari se uno seguisse l'evoluzione dei fatti, anche a volte violenti, cioè nel senso riunioni molto animate, però magari non aiuterebbero a comprendere le diverse posizioni, e soprattutto aiuterebbero a comprendere uno di quelli che secondo me è uno dei problemi fondanti, cioè il fatto che noi facciamo tante riunioni, adesso ne facciamo solitamente almeno due a settimana di questo tipo, e fino ad oggi, devo dire che sembra che l'andazzo stia cambiando, non si arriva mai a un voto. Questo cosa comporta? Comporta che in assenza di un capo politico presente nel partito o nel movimento, in assenza di regole, o diciamo nella presenza formale di regole, perché noi abbiamo uno statuto, lo statuto è pubblico, lo potete trovare sul sito del Senato, però poi se paragonate lo statuto a quello che noi viviamo vi rendete conto che è più una cosa puramente formale, ma noi non ce ne siamo mai troppo curati, perché si supponeva che le cose andassero nel normale fluire dei tempi senza aver bisogno di andarsi a leggere le regole. Per cui poi quando soprattutto i fuoriusciti si sono appellati ai regolamenti, ma i regolamenti ci sono, ed effettivamente ci troviamo anche noi in difficoltà a giustificare determinate cose, perché oggettivamente non sono giustificabili in termini regolamentari. E quindi c'è il problema che in assenza di regole, in assenza di regole definite, rigide, che vengano comunemente accolte e rispettate, se non c'è mai una delibera assembleare si crea l'anarchia, e questo purtroppo è stato. Sull'evento tipico chiaramente c'è poco da dire, cioè su quello che è successo per le espulsioni. Io ho ampiamente criticato il metodo con cui i colleghi si sono espressi, ritengo che nel merito alcune delle loro osservazioni riguardanti maggiore democrazia che possiamo creare all'interno del gruppo, forme migliori di partecipazione, perché giustamente ancora molto limitata la partecipazione vostra e degli attivisti in generale, perché comunque i sondaggi che dicono sì e no lasciano poco spazio alla interazione di cui noi avremmo continuamente bisogno, perché a volte ci tocca prendere decisioni. Il caso emblematico del reato di clandestinità è uno dei minori, a volte ci troviamo a prendere soprattutto su questioni di giustizia, ma anche su questioni economiche, avremmo piacere, avremmo molta utilità nel poter instaurare un dibattito che partisse non mediato dallo staff, ma direttamente da noi,
per chiedervi cose, per chiedere a tutti come la pensi su un determinato argomento che purtroppo facciamo molta difficoltà, oppure appunto va mediato tramite il blog, quindi si perde anche l'immediatezza di quello che abbiamo bisogno. E... però al di là di questo, comunque il metodo è completamente sbagliato, quello è stato usato dai colleghi, io lo ribadisco puntualmente ogni volta che li incontro, ma di fatto ha scatenato, si è scatenata poi una guerra, nel senso abbiamo visto che dalla posizione di chi sbaglia andando a raccontare delle cose alla stampa che potrebbero, dovrebbero essere riportate in una sede assembleare è partita poi la guerra del blog, quindi poi una volta che si va alla guerra si perdono anche anche i minimi canoni di civiltà secondo me, e a volte si esagera in entrambi i casi, si esagera nel dire ad esempio che a me questo dispiace molto perché ho visto che ad esempio sono stati eliminati dal ti rendi conto i rendiconti delle persone che sono state espulse, e secondo me questo è sbagliato perché poi in molti commenti che ho letto sento dire no ma quelli non restituivano, cosa che non è vera, cioè nei fatti era provata, c'erano le rendicontazioni, c'erano i bonifici. Così come quando ho sentito dire se ne vanno per i soldi, sì, io può anche essere vero, ma almeno lasciamoglielo dimostrare. Perché cioè, questo è il modo con cui è stato condotto, diciamo, questo processo ci ha lasciato un po' tutti. Ripeto tutti, tutto il movimento, tutto il gruppo Senato, non soltanto quelli che erano favorevoli al fatto che queste persone andassero via, come non solo quelli che erano contrari, ci ha lasciato un po' sbilanciati. Però ecco, comunque le osservazioni che ha fatto Christian, larga parte raccolgono tutto quello che c'è da dire, magari a me farebbe piacere anche comprendere quello che a voi è arrivato in modo da potervi chiarire se riusciamo alcune cose che magari fate fatica a vedere perché appunto non c'è lo streaming, alcune cose vengono mediate dai giornali che ogni 3x2 si inventano un dissidente nuovo o se uno va a parlare col capogruppo, se pensa che sia andato a far cazzino al capogruppo. Io ad esempio vado quasi tutti i giorni a parlare con Sant'Angelo perché sono in ufficio di presidenza, sono quello più vicino e ci sfoghiamo a vicenda, però quando ti trovi il giornalista fuori dalla porta che esco dall'ufficio per andare a fare una cosa, ah che vi siete detti, che avete fatto, diventa un po' imbarazzante. E quindi purtroppo quello che leggete e quello che vedete in televisione spesso è frutto di fantasia o libera interpretazione, quindi è bene che se avete domande, se avete, sarebbe bello sapere come voi avete vissuto questo periodo, quello che avete percepito, in modo che noi possiamo dire quello che noi abbiamo vissuto nella realtà delle cose. Posso, Giuseppe? Allora, Ilana vuole dire qualche cosa? Come gruppo? Adesso no, magari dopo. E allora, qui dobbiamo decidere se aprire un veloce confronto con massimo 1,5-2 minuti di intervento far aggiungere per il secondo punto dell'ordine del giorno, cioè la democrazia e discussione metà classe, perché la democrazia e trasparenza del Movimento 5 Stelle a livello nazionale l'avete integrato, quindi avete integrato i due punti dell'ordine del giorno. Quindi facciamo un giro e poi parli tu, Gaia, per la regione, o vogliamo aggiungere? No, allora facciamo un giro, sentiamo loro. Perfetto. Allora magari io, allora, io ho ricevuto... quando parlo da artista con loro dico pure le cose. Perfetto, va benissimo. Allora, allora iniziamo. Chi sta da giocare? Allora, mercante e fiera. Andiamo lì, mercante. Allora. L'ammalato. Allora, iniziamo. Vincenzo Borrelli, è stato il primo a depositare la presidenza. Sì, grazie. Sono stato il primo perché avevo diverse perplessità che non so se qualcuno ha letto precedentemente. La cosa che è successa una settimana fa è che vista oggi sembra che sia passato un secolo. Ecco, da questo punto di vista volevo aggiornare i presenti sulle ragioni del nostro meetup di oggi. Venerdì sera, 7 marzo, in una trasmissione televisiva di Mentano, sulla 7, a Versailles Mobile, è intervenuto il portavoce Nicola Moro del Movimento 5 Stelle. Era da pochissimo tempo che al Senato, dopo una riunione apposita, erano stati espulsi 4 nostri portavoce, Battista, Bocchino, Orellana e Campanella, e confermare con ulteriori votazioni web di quasi 13.500 voti contrari e circa 30.000 voti favorevoli all'espulsione. Morra, che parlava a nome del Movimento 5 Stelle, incalzato dalle domande di Mentano sulla questione delle espulsioni,
riportava con molta professionalità i fatti accaduti per tutti i 26 minuti che si vedono nel formato, nel filmato, poi postato su Facebook, senza tralasciare nell'esposizione neanche una virgola dei fatti accaduti. Il giorno dopo, 8 marzo, il nostro portavoce Christian, portavoce di Latina, pubblica questo post su Facebook. Cosa non si fa per con una telecamera? Vi propongo qui il tema della regola costantemente disattesa di evitare la partecipazione ai talk show televisivi e poi mette un link del codice di comportamento parlamentare che non mi pare sia stata abrogata. A cosa serve andare in TV in questo modo? Chi ha autorizzato e preparato Morra a questa partecipazione a un talk show? Messora, Casalino, Sant'Angelo, chi? A parte le numerose inesattezze espresse, Gian Roberto Casaleggio, garante del Movimento, le allusioni ai sottintesi, diffamazioni e offese nei confronti di colleghi e ex colleghi con cui è stato fatto un bel pezzo di strada assieme, al fine di giustificarne le ultime curazioni. Quando ci eravamo detti se andiamo in TV parliamo solo di contenuti e niente così. Tutto questo è davvero utile alla causa, parliamone. E si è aperto la discussione. Sono partite le prime discussioni su Facebook. Facebook, tra le altre cose, dal mio punto di vista, rappresenta per noi, come Movimento 5 Stelle, visto che è da poco che andiamo in televisione, la nostra televisione particolare che ci consente di cercare di parlare con tutti e avere colloquio con tutti e andare a prendere persone anche. Sì. Quindi sono partite le prime discussioni con un'alternanza di attacchi a chi era favorevole e a chi contrario, non più sul comportamento corretto tenuto da Morra in TV, ma delle continue esternazioni di Christian contro il Movimento per i suoi lacci e lacciuoli. Ci sono stati complessivamente 355 interventi, cosa mai visto prima. Per brevità ne riporto solo alcuni di Christian, con una particolare specifica di Melania. La critica non è a Morra, non è lui che decide certo, di andare in TV. No, ancora mi dovete consentire. La questione si utilizza. Tutti i commenti, se legge solo i miei, dai una visione parziale. Già no, 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 ma io mica li posso mettere tutti, erano 350, solo 3. I tempi sono troppo. Sì, se volete io non parlo di no, ma qual è la domanda? La domanda. Voglio dire una cosa, io non voglio fare polemiche, non sono venuto per fare polemiche, voglio essere chiaro perché avevo delle perplessità e io le vengo a dire qua dentro, non le vengo a dire qua dentro, ed è giusto che dal mio portavoce esito che ci sia mai risposto, una parte già la sa. Allora, innanzitutto il tono deve essere... No, no, scusatemi, secondo voi ci siamo dati delle regole, sì, due minuti di intervento, perché vorranno intervenire più persone. Quindi se riesci a sintetizzare la domanda, lui ti potrà rispondere. Guarda, però se non mi interrompi puoi essere che nei due minuti no, di arrivo. No, l'hai superato. Uguale, li hai superati, cioè io da 4 minuti, Vincenzo. Quindi ti ho fatto parlare anche il doppio. Quindi ti pregherei di sintetizzare, grazie. Grazie, Giacomo. Io sono una persona corretta, volevo dire che potevo fare vogliamo parlare di altri, ragazzi, ci prendiamo la giunta, facciamo concludere, no, non va bene così, per me va bene così, accetto la domanda, fai la domanda, già, se non arriva alla conclusione come faccio? Fai la domanda, che si capisce qua, ma che, ma ragazzi, ma se devi concludere, ma non è che dici che la domanda devi concludere, se lo giusto. Allora, sono stati 355 interventi e per brevità riporto solo alcuni di Christian, quelli già li ho detti per quanto riguarda Morra. Poi parliamo chiaro, diceva Christian, uno di noi in TV in un talk show a disquisire del nulla, a parlare del fuffo e a gettare merda su colleghi e ex colleghi. Invece di portare tematiche e programmi e giustificarmi, dovrei essere io pongo la questione al popolo della rete, fino a quello contrario sovrano del Movimento. Poi, e infine la specifica di Melania. PS, per la cronaca, tutti i portavoci che io normalmente non sapevo, non mi ero accorto prima, hanno perplessità su certe cose che stanno accadendo. Solo che c'è chi dice che c'è chi lo dice e chi invece è più timoroso e si sta zitto.
Tutte queste continue polemiche mi sembrano veramente eccessive. Quindi chiedo ai partecipanti in rete del Movimento 5 Stelle con la dovuta gentilezza ed educazione di smetterla con le critiche reciproche, evitandoli così di farci del male. Chiedo infine a Melania, prima di lasciare Facebook, di organizzare questo meetup di stasera, che è stato giustamente poi fatto, per avere chiarimenti. Premesso che fin d'ora, a torto a ragione, tu Cristian non avevi mai esternato in rete le tue perplessità sul Movimento e su Grillo e Casaleggio, in questo particolare momento delicato anche delle imminenti elezioni europee. E poi, prima di parlare di regole interne da ridiscutere, intanto hai accettato preliminarmente quello sottoscritto all'atto di iscrizione al Movimento e su quello che devi restare basati. Cristian, secondo me, il tuo comportamento a me sembra come quello di un sacerdote che, una volta presi i voti, tutte le domeniche all'omelia parla contro la Chiesa, pur non riconoscendo più l'autorità del Papa come suo capo supremo. Mi chiedo e vi chiedo com'è possibile un comportamento del genere. Ok, grazie. Scusate, prima risposta. Allora, hai iniziato alle 21.58, sono le 22.05. Adesso converrai con me che se ognuno di quelli delle persone che hanno il diritto e la voglia di intervenire si prendono lo stesso spazio, no, molta gente non potrà partecipare perché è stata violata il principio base della democrazia e della partecipazione. Quindi io adesso, per rispetto anche all'età e anche perché ho sentito anche gli altri, ti ho fatto concludere, è giusto che sei qui, però invito gli altri ad essere... ad auto limitarsi, perché poi se no mi ponete in una condizione nella quale non mi ci voglio porre, quindi cerchiamo di autoregolarci. Grazie. Vai, no. Delle due l'una, però io accetto le critiche e lo sai, rispondo, cerco di rispondere a tutti, anche se il tempo mio, come ben sapete, come i tempi dell'aula e del Parlamento sono un po' particolari, non so tantissimi, però come la discussione era importante, ho cercato di rispondere a tutti, però per due l'una, o sono il sacerdote che ogni domenica fa omelia, o sono quello che è uscito fuori oggi con una critica e fino a ieri non mi ha detto niente, perché o sono Cristian che ogni giorno parla male di Grillo e Casaleggio, oppure oggi sono uscito, tra l'altro non parlando male di Grillo e Casaleggio, ma in pubblico, sono uscito ponendo alla luce una questione che secondo me è dirimente per la filosofia del movimento. E per uno dei punti che secondo me è stato sempre il punto che ci ha distinto rispetto alle altre forze politiche, cioè una modalità con cui noi ci poniamo rispetto agli altri partiti, cioè di formare altri partiti, cioè il modo in cui comunichiamo con i cittadini, che secondo io fino a ieri, fino a che non entrato in Parlamento, pensavo che noi la televisione non avremmo utilizzato. Ti posso portare, se vuoi, che ti riporto, poi ti riporto in privato, diversi posti di Grillo contro andare in televisione a portare il senso, perché in televisione si utilizza un metodo, in televisione tutto viene recuperato, viene allineato, questa è la mia sempre data la mia idea, l'ho sempre portata avanti, ho criticato più volte la nostra modalità di comunicazione, e in questo posto in cui l'ho scritto, non volendo, forse non ci sono riuscito, se nel caso chiedo scusa anche a Mora, se è uscito fuori che io ho criticato Mora. In realtà, per spiegarti un po' nel particolare, i nostri colleghi molto bravi che fanno in televisione, che stanno a esprimersi meglio di come deve far mai fare io, non abbiamo facesso un corso, ma non mi interessa, e soprattutto quelli che sono più dotati, di Battista e Di Maio, sono straordinari, non è che vanno in televisione perché fanno in televisione, ma sono. Vengono, diciamo, un gruppo di comunicazione che gli sceglie i programmi, concorda con la televisione, col direttore del programma, col presentatore, concorda quali sono le domande, qual è il tema della cosa. Quindi non è che Mora è capitato lì per caso, c'è stato portato lì, e è stato portato lì non per parlare dei contenuti, di quello che facciamo noi, delle nostre cose, è stato portato lì per parlare male dei suoi colleghi e delle espulsioni, per parlare male, bene, per me ha parlato molto male di alcuni, non soltanto di quei quattro espulsi che uno può dire, vabbè, sono stati espulsi dalla rete, dalla democrazia, ha parlato male dei cinque che avevano dato le dimissioni. Quindi un 5 Stelle, io oggi non mi trovo più, dico ragazzi, io penso che la rivoluzione non la possiamo fare, no? Perché mi posso anche arrendere a un certo punto. Dico, mi dimetto, però finché non mi la Camera non mi butta fuori, io continuo a fare il portavoce, sono costretto a stare lì, voglio stare nel gruppo e continuo a fare il mio lavoro, a portare la voce vostra, finché non me lo sostituito da un altro che porterà la voce vostra. Il Grillo mi espelle, così è successo ai 5 senatori. Loro hanno detto, io ho visto la dichiarazione di Domani, e lui è stato
lineare nel suo paese. Ha detto: io mi sento del 5 Stelle, voglio continuare, però non me la sento più di stare in Parlamento perché non mi trovo più. Forse qualcuno dopo di me, io la sintetizzo, che è più fresco, più, potrà dare un contributo migliore. Quindi io ho mandato le mie dimissioni a Grasso, nell'attesa voglio restare nel gruppo. Grillo l'ha espulso, stroncato. Ha fatto bene, male secondo chi. C'era un momento. Quindi rispetto a questa dinamica che Morra ha riportato, secondo me, offendendo i suoi ex colleghi con cui abbiamo fatto le battaglie, io mi sono indignato perché mi sono trovato in una situazione in cui mi potrebbe trovare, chiunque di noi ci potrebbe trovare, nel senso di a un certo punto di dire: ragazzi, io non la sento più, sono stressato, la mia vita è un'altra, me ne esco, come qualsiasi 5 Stelle me ne esco chiedendo le dimissioni, ma non voglio essere buttato fuori dal movimento, perché magari io nel movimento ci credo ancora. Allora, rispetto a questo, io ho trovato... Ma come fa a dire? Questa cazzata, quando vanno a parlare male dei 5 Stelle, ma che state dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Ma non è maniera di esprimere se ho montato 5 Stelle. Ma stiamo scherzando, è una tua opinione personale, legittima. Non è una mia opinione personale, no, è una tua opinione, no, tutti no, che no, no, è una tua opinione, no, legittima, no, 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 per le stesse, mi sta ricordando, non sto parlando di me stesso, no, 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 questo è il bisogno, le sentito venivano qua, non sono iscritto, no, 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 hanno votato, allora parla chi partecipa, questa è una regola casa, la gente che partecipa, lei ha avuto il coraggio, ha avuto il coraggio anche ovviamente di venire e partecipare, parla fuori sé, come io parlo per me, uno conta uno, questa è la vecchia regola del momento. Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere, quindi adesso lei sta parlando dicendo, per lei. Lo sta dicendo lui, non è così. Ok, va bene, adesso si può chiudere? Sì, ok. Se sono soddisfatto la risposta? Guarda dopo. Ok, ovviamente cerchiamo, cioè, andiamo avanti, altrimenti il tempo non basta. Pasqualino Pisano. Buonasera a tutti. Niente, la situazione, diciamo, che ci avete descritto è una situazione che bene o male conoscevamo già, perché già nell'altro intervento che avete fatto a novembre, insomma, ci avete visto un po' quello che stava succedendo. E, diciamo che il tempo non ha portato benefici, nel senso che comunque magari le situazioni si sono magari anche agudizzate con le espulsioni, eccetera. Quindi il problema non è che, come dicevamo, non ci si può nascondere, nel senso che il problema esiste e non riusciamo, diciamo, ad applicare quelli che sono i principi fondanti del movimento in questo momento, cioè si denota che comunque rimane una permea nel movimento questa legge, la presenza di un diciamo di Grillo e Casaleggio, comunque di un gruppo che cerca, diciamo, di dare una direzione nel lavoro che viene svolto. E questa è un po' la parte, quella che vuole, perché comunque non riusciamo ad esprimerci per quello che vogliamo fare, no? La democrazia dal basso, la partecipazione, le decisioni prese tutte insieme e non diciamo, prese da alcuni. Però la cosa è questa, la proposta qual è? Cioè, cosa vogliamo fare? Cioè, la dobbiamo esprimere noi come meetup locali, la dobbiamo discutere insieme a voi, dobbiamo sfiduciare Grillo e Casaleggio. Basta sfiduciare. Non abbiamo il potere di farlo. Oppure, però, nello stesso tempo, io sono uno di quelli che io non mi arrendo, nel senso che ci sono i problemi vanno affrontati, e dare le dimissioni oppure andarsene non cambia la situazione, perché comunque se c'è questa cosa rimarrà, malgrado io vado via, insomma, non cambierà nulla, cioè posso esprimere il mio dissenso e lo amplifico attraverso i media come ha fatto Orellana, però alla fine la situazione è quella, no? Quindi secondo me il portavoce deve comunque cercare di farsi valere, deve comunque fare gruppo con quelli che all'interno la pensano come voi, dovete fare gruppo con quelli che all'interno la pensano come voi,
perché comunque il Movimento 5 Stelle non è soltanto Grillo e Casaleggio, siamo noi, quindi i principi sono quelli e vanno portati avanti, bisogna cercare di portarli avanti. Stop. Grazie Gasparini. Allora, se vuoi intervenire poi... Posso dire che concordo? Sì. E chi vuole intervenire? Perché serve una risposta, non so. No, se poi c'è qualcuno di vai a portavoce vuole intervenire, intervenisce. No, io non ho effettivamente d'accordo con te e non ho la soluzione. Cioè io era, ripeto, questo per me è un momento di confronto necessario perché cioè, proprio per quello che dicevi tu, cioè al momento siamo per noi, voi, tutti. Non è che siamo i 41 portavoce o... sono tutti. E purtroppo devo dirti che nel confronto tu al Senato vabbè detto quello sì. E devo dirti che purtroppo in assemblee ho ascoltato anche colleghi che mi dicevano ma noi in questo momento questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo sospendere la democrazia. Quando io sento queste cose purtroppo mi piace male. Cioè, io non posso ascoltare nessuno, tantomeno un mio collega che dice che non si può seguire questa strada perché siamo in guerra, siamo una macchina da guerra, quindi per adesso ce ne dobbiamo fregare. Troppe volte in passato questo tipo di ragionamento ha portato a quello che sappiamo, quindi io sono perfettamente d'accordo con te, dobbiamo proseguire nel portare. Non sono d'accordo sulla questione, trovatevi con chi... e con chi la pensa come voi, perché se diciamo che c'è un pensare come me e pensare come un altro, uno di voi probabilmente sta sbagliando. Io continuo a pensare secondo i principi che ci hanno fatto camminare in questi sei anni, nel senso che per me rimane sovrana la comunità, non i 150 quanti ne siamo rimasti portavoce, non Grillo e Casaleggio, ma Grillo Casaleggio, i 150 in quanto parte di tutta questa comunità. Per cui secondo me non c'è noi un voi, anche perché, ripeto, se no, se dobbiamo pensare che ci sarà una corrente, una controcorrente, abbiamo perso in partenza. Io ho fatto una proposta, però di comunque continuare a lottare, nel senso che... Sì, no, ma quello cioè, per me questo è un momento importante di confronto, per cui... Continuiamo a lottare perché vediamo che comunque poi alla fine se vorremmo faremo anche una votazione anche per capire se la condotta, la linea, la linea, perché altrimenti non ha senso. Se a un certo punto tutti quanti la penseranno come, scusa non mi ricordo come Marco. Marco, come Marco, quindi che noi stiamo tradendo, noi in questo momento stiamo tradendo i principi del movimento. Noi io mi posso rimettere, cioè io sì, ovvio, questo è sempre, sempre sul tavolo. No, poi ne parliamo, preso la parola e poi ne parliamo. Cioè non ho, non siamo andati lì per prendersi la poltrona, lo voglio ribadire, non ci interessa, non mi interessa personalmente, io ho sempre pensato in un altro modo, voglio dimostrarlo tutti i giorni che faccio l'attività, quando non sarò più degno di rappresentare il movimento farò altro, insomma. Grazie. O a disagio, come può anche sentirsi a disagio, vuol dire non sentirsi più in grado di andare avanti. Allora, questo va. E andiamo avanti. Alessandra Anna. Io però l'ho scritto già un pochettino, ho bisogno di qualche minutino in più perché ognuno c'ha le sue eccezioni. Lo so, faccio. Io mi sono scritta una cosa perché altrimenti mi sarei persa. Allora, se l'assemblea, se tutti quanti siete d'accordo, va bene. Tutti d'accordo. Io deroga. Io sono un cinque. Dal punto di vista di un attivista, ho cercato di fare un po' una piccolo resoconto. Adesso già un minuto. Prima delle elezioni le cose erano facili, cioè poche persone, poche teste, per questo era semplice trovare una decisione condivisa perché si partiva dalla base comune del puro impegno civico, visto che la possibilità di contare qualcosa politicamente era ancora fantascienza. Si basava tutto sul dialogo finalizzato alla pragmaticità, alla partecipazione, cioè ognuno si metteva a disposizione a seconda delle sue possibilità per essere soggetto attivo senza demandare ad altri la propria parte di responsabilità. Insomma, tra scontro e pacificazioni si è sempre cercata un'unica soluzione migliore per tutti, pensando sempre che uno vale uno e che nessuno rimane indietro. Ci si sentiva un gruppo azzardo, quasi una famiglia. Nel frattempo sono arrivate le politiche del 2013 ed era scontato che il Movimento 5 Stelle avrebbe subito una metamorfosi
perché comunque è catapultato in una realtà che non gli era appartenuta sino a quel momento. Infatti Meetup, da fulcro operativo di tutto, per forza di cose, sono diventati una periferia decisionale e gli attivisti a livello nazionale hanno perso la loro identità, diluiti nel numero accresciuto di elettori del Movimento 5 Stelle, alcuni convinti dalla meravigliosa e emozionante campagna elettorale dello Tsunami Tour, altri che hanno dato il loro voto per protesta nei confronti dei partiti, il cui scopo era e rimane l'autoconservazione. Quindi la cosiddetta base alla quale dover rendere conto si è ampliata e arricchita, anche di persone che non hanno avuto il mio stesso percorso di attivista, che crede nella rivoluzione sociale che prova a mettere in atto ogni giorno come privata cittadina. Man mano è aumentata la presenza del movimento sia nei telegiornali che sui social network, grazie alle molte condivisioni dei video, degli interventi in aula dei parlamentari del movimento. Molta gente nelle piazze ha sentito parlare di quelli che poi sono i volti più noti tra i nostri ragazzi e ragazze, attivisti nuovi. Dopo un'impennata iperbolica nel marzo 2013, quelli che effettivamente sono rimasti si sono contati su un paio di mani. Dunque è da qui che ho cominciato a riflettere: dov'è la voglia di rivoluzione dal basso, quelle persone che vogliono cambiare in prima persona per generare quella metamorfosi in tutta la società? Nessuno ne ha più parlato, tranne i soliti ai banchetti. Oltre a tante cose, una sacca di questa evoluzione è stato anche il crescere di una tifoseria del Movimento 5 Stelle che ha deviato l'enfasi del cambiamento, a volte riducendola a un contrasto politico piuttosto che a un contrapporsi di due stili di vita. Urlare dal proprio Facebook, tutti a casa, vinciamo noi, siamo in guerra, linguaggi forti talvolta violenti, forse valvole di sfogo nei confronti di una realtà politica che supera i confini della fantasia, ma nella realtà dei fatti così non si cambia nulla, anzi passa un'immagine del Movimento 5 Stelle che non mi rappresenta. Questo è stato un po' il punto di non ritorno, una base eterogenea che non risponde tutta a principi come la partecipazione, che sui social è stata parafrasata in condivisione dei link. Diversi gli scopi, ossia gran parte dei nuovi elettori spera soltanto nella liberazione dall'attuale classe politica senza avere le idee chiare su chi avere alla guida del loro paese. L'unica cosa certa è che non siano quelli di prima. Un'altra grande differenza sono i contenuti. Abbiamo cominciato il nostro cammino proponendo un'alternativa a ciò che non ci andava bene, tanto per non cadere nella tentazione della lamentela fine a se stessa. Insomma, un percorso molto complesso, proprio perché rivisita abitudini sedimentate nei decenni dovute al malcostume italiano del delegare ad altri, che chi più chi meno ha colpito tutti nei diversi ambiti delle nostre vite. A questo punto nomino il nazionale perché non ci è stato granché di supporto come attivisti, non perché abbia cambiato le carte in tavola, ma perché ha allentato le maglie di questa connessione vitale tra movimento e attivisti, un cordone umbilicale che non poteva esistere per sempre. Prima o poi avremmo dovuto comunque trovare il nostro equilibrio nel territorio, e comunque rimane la democrazia diretta, giusto? Sì, iscrivendosi al portale entro il 30 giugno del 2013, con l'unica credenziale della rapidità, e non su chi hai votato, quanto ti impegni per il cambiamento e via discorrendo, però sei fondamentale comunque. Sinceramente un po' di sfiducia per la non considerazione alcuna dei Meetup a livello nazionale comincia a rassegnarmi che le cose siano cambiate, la base è ampia e bisogna ripensare a tutto. Poi però arriva una lettera dallo staff centrale che dice ai portavoce di cominciare a distruire i Meetup per la campagna elettorale delle europee. Banchetti, organizzazione, tutta a carico dei Meetup. Quindi i Meetup contano qualcosa, anzi sono indispensabili. Problemi nazionali con i diversi portavoce al Senato e sfiducia dai Meetup territoriali. A volte riunioni composte da 14-15 attivisti che comunque hanno determinato la via della famosa congiunta e seguente espulsione. Non mi è piaciuto il procedimento senza contraddittorio, verifica dei nominativi, verifica dell'effettiva maggioranza degli sfiducianti dei Meetup delle città in questione, ma ad essere obiettivi il Meetup è stato valorizzato, allora a livello nazionale si ricordano della nostra esistenza. Senza parlare delle prime 4 espulsioni attorno alle quali si è fatta anche troppa confusione, vorrei porre anche a voi l'attenzione su una cosa di cui mi sono accorta ieri. Gli ultimi 5 dimissionari che il blog puntualmente ha posto fuori dal movimento con un post, mi sono chiesta dove fossero collocati ora nell'emiciclo dell'Aula del Senato e mi sono anche risposta da sola che certamente, nonostante le annunciate dimissioni e il post di scomunica, fossero ancora nel Movimento 5 Stelle, parlo del Senato. Proprio perché è mancata nell'ordine l'Assemblea dei Senatori per la votazione della loro espulsione, la congiunta Camera e Senato e la ratifica della base e eventuale votazione della maggioranza a favore dell'espulsione. Invece, controllando la scheda personale,
di uno dei cinque sul sito del Senato, scopro che sono stati spostati al gruppo misto. Questo significa che un post del blog di Grillo ha deciso, infischiandosene della democrazia diretta. Poi, se vorrete, potrete farvi spiegare dai nostri portavoce cosa significa dare le dimissioni. Tornando alle sfiducie territoriali, quindi ripeto, i cinque dimissionari sono stati espulsi senza alcuna votazione. Quanto manca? Finito. A questo punto ho qualche domanda da fare. Dov'è il portale? Dov'è lo streaming? Chi scrive sul blog? Espulsione e scomuniche, ma non eravamo quelli di Nessuno Rimane Indietro, soprattutto tutte le fatiche che abbiamo fatto all'interno del nostro meetup per rimanere uniti nonostante posizioni diverse. Chi decide quando una sfiducia territoriale è valida e quando si prende in considerazione e quando no, sulla base di cosa? Spesso la frase in cui trovo conforto è: Roma non fu costruita in un giorno, cioè bisogna portare molta pazienza prima di vedere un grande risultato, però a patto che le regole interne siano chiare di ferro, visto che in teoria non ci dovrebbe essere nessuno che decida arbitrariamente se non la base di chi condivide il cambiamento in prima persona, non quelli dell'armiamoci e partite, fatelo voi perché io non so come si fa, non ho tempo, eccetera. Partecipazione è anche fare la raccolta differenziata o fare comunità nella propria città. La rete, fare rete per me significa non solo utilizzare la rete virtuale, ma significa tramutarla in qualcosa di tangibile, cioè una comunità nella quale si parla e ci si confronta. Siamo andati lì come persone, come esseri umani, ma che si scoraggiano, che hanno dubbi e per questo vanno sostenuti, ascoltati e consigliati affinché possano chiarirsi, rinfrancarsi ove possibile e non auspicare sordamente il loro ricambio. In fondo è la stessa cosa che mi auguro succeda con lo staff nazionale che ci ascolti e dialoghi con noi. Detto questo, la missione del Movimento 5 Stelle rimane sempre quella di scardinare il groviglio della vecchia politica. Pazienza ne dobbiamo avere e ne avremo, ma io penso che sia legittimo pretendere un po' di chiarezza, io almeno ne ho bisogno per andare avanti e superare tutte le difficoltà che comporta contribuire a costruire una nuova società con lo stesso entusiasmo di prima. Grazie Alessandro, che se ne apnea.